Un posto del cuore, quello inaugurato a Pescara in via Saffi, grazie a Fater e We World, un luogo dedicato alle donne e ai loro figli in grado di fornire servizi e attività per le persone a rischio violenza di genere o fragili. E Posto del Cuore lo ha definito Ione Volpe, direttore marketing prodotti femminili Fater. Allora, questo per noi di Lines, che io rappresento, e di Fater tutta è davvero un posto del cuore. Noi con l'Ines da 3 anni a questa parte abbiamo deciso di impegnarci con tutte le donne per dare il nostro contributo concreto per riuscire a creare una società libera dagli stereotipi e dalle discriminazioni di genere. Ci siamo impegnati su 3 fronti, andando nelle scuole, lo abbiamo fatto con la nostra comunicazione e poi soprattutto, ed è il motivo per il quale siamo qui oggi, abbiamo voluto dare un nostro contributo per combattere la violenza nei confronti delle donne. Ma cosa è possibile trovare in questo posto da parte delle donne che sono in difficoltà? Questo è un posto che accoglie e aiuta ragazze, donne, anche tante mamme. Li aiuta ad affrontare difficoltà nelle quali tante donne possono trovarsi, con diversi tipi di attività che vengono realizzate, dal supporto psicologico, questo in primis, ma poi anche attività per aiutare nella formazione, tanti corsi anche per tante ragazze che magari sono extracomunitarie. Secondo i dati Istat sono 6 milioni le donne che subiscono maltrattamenti in Italia. La giornata internazionale contro la violenza di genere del 25 novembre non deve essere solo una data a sé, dice Marco Chiesara, presidente We World, l'associazione che da 50 anni tutela i diritti di donne e bambini. Il 25 novembre è una data importante perché ci permette di accendere un faro su questo tema, ma non bisogna poi spegnerlo dal 26 novembre in poi. È necessario parlarne, è necessario continuare con l'attività di formazione e di sensibilizzazione. We World lavora proprio tenendo insieme l'intervento concreto sul territorio e la parte, il lavoro di sensibilizzazione e formazione tutto l'anno. Un ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale di Pescara per bocca del vice sindaco Gianni Santilli a chi organizzato questo spazio. È uno spazio donna, We World, dove ci sarà la possibilità, e mi auguro che le donne lo facciano, vengano a mettere a conoscenza delle problematiche che loro hanno.